Ma io di no come prossimo presidente della Regione Lombardia. A te che sono. Dare uno scossone positivo all'istituzione regionale. E in bocca al lupo! In bocca al lupo e viva il lupo! Milano, fine settimana, a meno di un mese dalle elezioni regionali in Lombardia, gli aspiranti governatori Fontana, Maiorino e Moratti presentano i candidati delle liste. La partita però non è solo regionale. In una maggioranza di governo già segnata da scossoni interni, Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia, mira ad essere il primo partito in Lombardia e in un videomessaggio alla convention milanese del partito avvisa gli alleati. Gli italiani ci hanno dato un mandato e noi quel mandato intendiamo portarlo a termine. Nonostante i tentativi, diciamo, di gran buona parte dell'opposizione e non solamente dell'opposizione, non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una giunta di centrodestra alla guida della regione Lombardia. Una giunta nella quale sono certa che Fratelli d'Italia avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale. Lei si sente supportato da un'alleanza compatta? Assolutamente. Giorgia Meloni ha auspicato una maggiore presenza di Fratelli d'Italia all'interno di Regione Lombardia. Ma Fratelli d'Italia in questi anni è sempre stata presente, ha sempre lavorato positivamente, ci siamo sempre confrontati con loro e quindi continuerà così. Avrà qualcosa in più? Com'è? Avrà qualcosa in più? Ma non lo so, vediamo. Siamo alla presentazione dei candidati della Lega, è arrivato Fontana, siamo tutti in attesa di Salvini, qua la sala è piena di parenti, amici dei candidati, ma anche di tanti militanti leghisti. Che ne scrivono i giornali, il primo messaggio che ho mandato questa mattina quando mi sono alzato è stato il messaggio di buon compleanno a Giorgia Meloni, si rassegna a sinistra, noi governiamo per almeno 10 anni. Grazie alla presenza importante della Lega, l'autonomia che significa modernità per tutte le case sarà realtà. Tutti indietro, ma proprio assai. È il turno di Letizia Moratti in un albergo del centro della città, sta presentando i candidati della sua lista. I sondaggi che sono appena usciti ci danno la mia candidatura vicino al 30%, quindi la partita è apertissima e è per questo anche che io continuo a chiedere un confronto col candidato uscente, col presidente Fontana, che per il momento non ho avuto, per il quale non ho avuto risposta. Maiorino mi sembra più dedicato al congresso del partito e agli accordi con i 5 Stelle. Fino a poche settimane fa il dibattito era su chi arrivasse secondo tra me e Letizia Moratti, oggi evidentemente la sfida è un'altra, i cittadini lombardi devono decidere chi deve essere il presidente tra me e Fontana e chi deve governare tra noi e loro, e io sono molto fiducioso. Coraggio di fare delle esperienze, soprattutto nel settore carcerario. Queste elezioni potranno avere anche delle ripercussioni a livello nazionale? Beh, certamente se vinciamo noi, se il presidente lo faccio io, la Lega di Salvini va incontro ad una crisi molto profonda, questo è chiaro e oggettivo, e diamo una grande mano al centro-sinistra, ai democratici, ai progressisti, a fare opposizione, credo in maniera anche molto più visibile, perché c'è bisogno a Roma di un'opposizione molto più visibile e propositiva.